Allora mi scrisse su della corteccia di betulla le lettere dell'alfabeto, imitando i caratteri del libro. Quando ebbi imparato le lettere, appresi a sillabare, poi a leggere e infine a scrivere meglio dell'eremita. Allora mi scrisse su della corteccia. Corteccia, corteccia. Di betulla. 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 Le lettere. Le lettere. Le lettere. No, 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 basta, non ce la faccio più. Non imparerò mai questa lingua. Non riuscirò mai a laurearmi in diritto. E poi non mi interessano né la lingua tedesca né il diritto austriaco. Austriaco? Ma così non risolvi niente. Sai che piacere fa agli austriaci un loro ospite straniero, soprattutto ungherese, in crisi? Non aspettano altro. Diventi il loro zimbello, il loro giocattolo. Ehi, attento! Ma è impazzito! Lasci stare, se ne va! Lasci stare, se ne va! Amico mio, come rimpiango la nostra città, i nostri giardini, le nostre passeggiate. Niente qui mi è gradito. E poi non ho nessuna voglia di laurearmi in diritto. Io sono venuto a Vienna solo per non aver saputo dir di no a mio padre, al suo desiderio di vedermi sistemato a corte, alla sua ambizione di droghiere. Ma ragionando così ti rovini con le tue mani. Io ho scelto di fare il medico solo perché considero la medicina una pietà più efficace di altre. Sopporto anch'io tante cose qui a Vienna. Però ho avuto la fortuna di frequentare le lezioni del professor Skoda. Skoda è un vero maestro, è straordinario. Sa farti amare le cose che fai. Dovresti conoscerlo. Si tratta di una piemia, di una metastasi diffusa in tutto l'organismo, complicata da una peritonite e da una pleuropericardite purulenta. I reperti autoptici sono chiari, ma conoscere le alterazioni anatomiche non significa affatto interpretare. Sono ancora molte le domande alle quali dobbiamo rispondere. Signori, a domani. Professor Skoda. Le cose che lei dice su questo cadavere non potevano essere dette prima, quando era ancora in vita? Skoda gode di grande reputazione, meritata. Ha qualcosa di caldo. I giovani hanno molta simpatia per lui, ma mi ossessionano con i loro stupidi scherzi. Skoda è un maestro sottile, ma non mi pare stia costruendo qualcosa di solido. No. La verità è molto più lontana.
Signori, a domani. Professore! 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 Quello che succede qui è del tutto inutile. I decessi si susseguono con semplicità. Tuttavia si continua a non capire, a non sapere perché in casi identici un certo malato soccombe e un altro continua a sopravvivere. Hai lasciato anche Scott da un giorno all'altro. Hai lasciato la chirurgia. Ti isoli sempre di più. Adesso ti laurei in botanica. E ti sei ritirato qui, tra queste piante. Le piante ti insegnano a dubitare dell'uomo, della sua scienza, della sua potenza. Hanno una vita. Sono sensibili. Ogni operazione deve essere eseguita con i più delicati riguardi. Altrimenti potrebbero farla pagare all'incauto. No. La chirurgia non mi interessa più. Si occupa solo di morte, non di vita. Le erbe hanno una virtù inesauribile. Hanno, a differenza della chirurgia, un sentimento. Alla facoltà di medicina non si fa che teoria. Ai malati nessuno ci pensa. Le certezze di Skoda non mi entusiasmano più. Qui, di fronte alle proprietà del rododendro, della pratolina, della peonia, mi sento a mio agio. La scienza tutta empirica dei botanici mi avvince più del tessuto epatico o dei lavori sull'auscultazione. Al di là dei ricami colorati, non c'è altro che la morte e un po' di parole. Laszlo Kovács. Quale spettacolo rallegra lo spirito e il cuore di un uomo quanto la visione delle piante, di quegli splendidi fiori dalle meravigliose varietà che spandono odori talmente soavi, che offrono ai gusti i succhi più deliziosi, che nutrono il nostro corpo e lo guariscono dalle malattie. Lo spirito delle piante ispira la corte dei poeti del divo Apollo, che già si meraviglia vano delle loro innumerevoli forme. La ragione dell'uomo si rifiuta di capire quei fenomeni che essa non può illuminare, ma che la filosofia naturale adotta e rispetta. Da tutto ciò che esiste spira in effetti l'onnipotenza divina. Crede che sia possibile sostituire per il trattamento di alcune malattie il mercurio con il succo di certi fiori? Provi a pensarci un po', vuole? Poi venga a trovarmi. Ci sarà presto un concorso per un posto di assistente. Siamo qui riuniti, chiarissimi colleghi, siamo qui riuniti per commemorare la tragica morte di Ignazio Filippo Semmelweis, uno scienziato che ha lavorato a lungo nella nostra facoltà
e che purtroppo è stato causa di vive contraddizioni tra di noi. Siamo qui riuniti soprattutto per interrogarci scientificamente sulla sua morte e per valutarne tutte le cause, tutte le responsabilità. La relazione ufficiale è stata affidata, come a tutti è noto, al professor Skoda. Prego. Ignazio Filippo Semmelweis è morto pochi giorni fa, dopo 24 giorni di degenza presso il manicomio della nostra città. La diagnosi annotata sulla sua cartella medica era quella di mania, ma come tutti sappiamo non l'ha ucciso la malattia mentale. Pochi giorni prima di essere trasportato a Vienna, Semmelweis rimase ferito al dito medio della mano destra durante il sezionamento di un cadavere nella sala anatomica dell'Università di Pest. Gli si sviluppò così un patereccio ribelle ad ogni cura. Subito il dito divenne cancrenoso e fu constatata la presenza di focolai suppurativi sviluppati nel tessuto sottocutaneo dell'avambraccio destro. La morte del collega fu provocata da pneumatorace e miocardite purulenta. Questa morte può così essere interpretata come l'ultima prova, la più tragica e la più grandiosa della verità della sua teoria. Molti tra di noi si sono rifiutati di capirlo, combattendolo con l'ipocrisia e con la volgarità. A Semmelweis fu impedito di esercitare la sua professione in questa facoltà. Egli fu frustrato nella sua sperimentazione empirica e fu costretto, dopo tante sofferenze e tante sconfitte, ad applicarsi controvoglia alla grammatica e all'eloquenza. Lui, così schivo ad ogni forma letteraria, lui che vide spesso compromessa la sua carriera perché riluttante ad ogni scrittura, si vide costretto, lontano da noi, a pubblicare questo libro, Eziologia, concetto e profilassi della febbre puerperale, che costituisce uno dei libri più importanti della medicina moderna. Semmelweis non poté leggere il libro della vita, della natura, perché glielo impedirono, e allora scrisse quello della morte. Proprio in questo libro troviamo l'esposizione chiara e scientificamente provata della sua teoria. Le donne gestanti, partorienti e puerpere muoiono di febbre puerperale quando sono visitate da medici con le mani sporche di particelle cadaveriche. Il contatto introduce queste particelle nel sistema vascolare delle donne che finiscono per riassorbirle. Il normale lavaggio con acqua e sapone è assolutamente insufficiente ad eliminare le particelle dalle mani di professori, assistenti e studenti che abbiano avuto contatti con cadaveri. Semmelweis iniziò le sue osservazioni partendo da un dato che era ben noto a lui e a tutti noi. Sapevo che sostanze organiche decomposte, portate a contatto con organismi viventi, possono provocare in questi un processo di decomposizione. Ho saputo, dottore, che il consiglio di amministrazione sta lamentandosi per l'uso della clorina liquida in questi lavaggi. Pare sia molto costosa. Pare che la clorina liquida sia molto costosa. Che la clorina liquida sia molto costosa.
fatto sostituire la clorina liquida con il cloruro di calce. È più economico. Questi lavaggi con il cloro vennero introdotti da Semmelweis durante la seconda metà di maggio del 1847. Durante il 1846 la mortalità per febbre puerperale nella prima clinica ostetrica era stata dell'11,4%. Nei mesi successivi all'applicazione del lavaggio, la mortalità si ridusse notevolmente, oscillando tra l'1,20% e il 5,23%. Nel 1848 ci furono addirittura due mesi, marzo e agosto, durante i quali non morì alcuna puerpera. Comunque la percentuale di mortalità per tutto l'anno fu dell'1,27%. Semmelweis aveva scoperto la causa endemica. Dico proprio endemica! Che provocava le tremende infestazioni nella prima clinica ostetrica. Questo è un cancro in suppurazione alla cervice dell'utero. Non c'è nessuna gravidanza. Dammi sapone. Questo tragico avvenimento fece ampliare la teoria di Semmelweis. L'acqua insaponata non aveva ridotto la putredine del cancro in suppurazione, quindi anche il materiale in putrefazione proveniente da organismi viventi provoca la febbre puerperale. Il lavaggio in acqua e cloro, e non solo in acqua e sapone, apparve sempre indispensabile. Non soltanto dopo aver trattato dei cadaveri, ma anche dopo ogni visita di donna contaminata. Purtroppo alla nostra clinica spetta in quanto a mortalità un triste primato. Certo, la situazione nelle altre cliniche non è invidiabile, tuttavia la mortalità delle partorienti per febbre puerperale è salita al 7,45%. È una tragedia peggio del colera. Non siamo ancora riusciti a trovare spiegazioni accettabili all'insorgere della febbre. Non ci siamo mai rassegnati, non abbiamo mai parlato di ottimismo o di pessimismo. Non crediamo a forze indomabili. Certo che il flagello della febbre delle puerpere sta diventando una detestabile consuetudine. Io sono venuto a ringraziarvi. Sono venuto a ringraziare lei, professor Skoda. Se non potevate assicurarmi un posto d'assistente, si poteva evitare almeno di ridere alle mie spalle. Questo concorso è stato fatto per lei, dottor Semmelweis. Ah, meno male, se no, non lo so che cosa escogitavate. Ma la carta del dottor Loeble è venuta fuori all'ultimo momento o ci avevate già pensato fin dall'inizio? La prego, mio caro dottor Semmelweis. Nessuno vuole prenderla in giro. I risultati del concorso non dipendono soltanto da noi. Era nostra intenzione far vincere lei. Ma a favore del dottor Loeble gioca anche la questione dell'età. Abbia un po' di pazienza. Il prossimo concorso non si farà aspettare e tutto andrà a posto, mi creda. Il difetto più grande di questo ragazzo è che è un brutale, soprattutto con se stesso. Non ho mai visto uno così irascibile.
Del medico ha la sensibilità e anche la tenacia. Umanamente, bisogna riconoscerlo, è un individuo difficile. Forse gli si può trovare un posto alla clinica di maternità del professor Klein. Certamente sarà come mandarlo allo sbaraglio, ma la cosa può tornare utile per lui e per noi. Con l'andare del...